grande grazie lo rivolgo sin da subito all'amministrazione comunale di Tavernole, nella persona del suo sindaco dottor Gerri, dell'assessore Rosanna Gagliardi, del vicepresidente e assessore alla cultura della comunità montana, la dottoressa Clara Ricci, e a tutti i volontari, le ragazze, il professor Cantù, la professoressa Santelli, insomma i signori della protezione civile, tutti coloro che a più livelli, perché ciascuno è competente per ciò che fa e ciascuno svolge un ruolo importante, hanno reso possibile questa serata. Un grazie lo rivolgo di cuore alla professoressa Elena che torna con un sì convinto al nostro festival. È la terza volta che abbiamo il piacere e onore di averla in mezzo a noi. Come le anticipavo a cena e come diceva poco fa molto bene l'assessore Ricci, si tratta di un festival nel festival, di un tour nel tour, insomma chiamiamolo come vogliamo. Si tratta tuttavia, questo è molto importante, di percorrere, di fare la fatica e il piacere di questa strada, incontrando poi all'arrivo come i pellegrini che sono stanchi, no? E hanno bisogno di una pacca sulla spalla, hanno bisogno di un sorriso. In fondo tutti, io credo, in questa società così indifferente abbiamo bisogno di ritrovarci, e io questo devo dire, confessare, ho sentito sin da subito quando sono arrivata qui con gli straordinari relatori, in questo caso le straordinarie relatrici, perché questo tour nel tour si è anche caratterizzato per il fatto che la professoressa Pulcini chiude il meraviglioso trio di relatrici che quest'anno hanno attraversato la vostra importante valle. Appunto ricordo Gabriella Turnaturi che è intervenuta a Gardone Valtrompia, e ricordo la Silvia Vegetti Finzi che è intervenuta a Villa Carcina. È una serata molto importante questa con la professoressa Pulcini, come diceva molto bene il sindaco sin dal titolo, passioni empatiche. Sarò molto breve, ma mi sembra sia doveroso sottolineare un aspetto importantissimo. Dal 5 di luglio ad oggi siamo all'undicesimo incontro nell'ambito della 13ª edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio. Se si vuole individuare un fil rouge che tutti i relatori e le relatrici hanno indicato, è proprio quello dell'erosione, della perdita del legame sociale, e questo è uno degli aspetti, io credo, sul quale senz'altro stasera la professoressa Pulcini, come ha fatto in molti suoi ottimi lavori, insisterà. E mi permetto soltanto di trarre uno spunto molto veloce da uno dei suoi libri, che si intitola esattamente La cura del mondo, paura e responsabilità. Perché? Perché in questo testo la professoressa mostra molto bene le due patologie che connotano il nostro presente irreversibilmente abitante della globalizzazione e abitato dalla globalizzazione. Da un lato l'ossessione dell'io, l'individualismo postmoderno, ipermoderno, insomma, che diventa narcisismo, e dall'altro lato l'ossessione del noi, e quindi il comunitarismo localistico, due modus vivendi abbastanza pericolosi che chiamano in causa la necessità di rendersi conto che siamo comunque degli esseri, come direbbe Levinas, finiti e non solo, finiti e limitati. E il genio, a mio avviso, della professoressa Pulcini è stato questo: aver individuato in una categoria studiatissima in filosofia, che è quella della cura, un modo d'essere, la cura come essere insieme e esserlo nel sentirsi vulnerabili, riconoscersi vulnerabili, e ancor di più e ancor meglio nel vedere, nell'individuare nella paura non soltanto una passione che ci allontana dall'altro, perché il rischio è di vederla soltanto così, ma di vederla come ciò che orienta il nostro agire morale. C'è bisogno di farsi orientare da questo nostro essere vulnerabili, e c'è bisogno di invertire quella paura di
qualcuno con paura per, questo stare insieme, questo sentirsi, come lei stessa richiama, e degli esseri singolari, plurali, ricordando Jean-Louis Nancy. Bene, la professoressa Pulcini so che non ama che io legga molto, io quindi sarò molto veloce, ordinario di filosofia sociale, è una delle maggiori filosofe contemporanee, attenta al problema della genealogia, della costituzione e dell'individualismo moderno, ha posto al centro, come noto, della sua ricerca il tema della vita emotiva, del ruolo delle passioni, delle patologie sociali della modernità, della teoria del soggetto femminile, della teoria del dono e della filosofia della cura, come si diceva poco fa, con particolare riguardo al nesso tra individuo, società e globalizzazione. Molti libri, ne ricordo alcuni soltanto, L'individuo senza passioni, Il potere di unire, La cura del mondo, citato poco fa, e poi Bene comune, beni comuni, Specchio, specchio delle mie brame, Responsabilità, uguaglianza, sostenibilità, tre parole chiavi per interpretare il futuro. Grazie a tutti e cedo la parola alla professoressa Pulcini. Io sono molto contenta di essere qui ancora una volta in questo luogo veramente splendido che, come è stato detto, davvero vale la pena di riscoprire tanti posti, no? In Italia che a volte vengono sottovalutati, vengono un po' trascurati e invece, come dire, meritano tutta la nostra attenzione, quindi il contesto non potrebbe essere più bello. Appunto, io sono qui a proseguire questa riflessione su questo grandissimo tema, molto grande, cioè io lì per lì ho avuto, come dire, Freud direbbe, un sentimento oceanico, no? Condividere, mamma mia, di che si parla? Si può parlare di tantissime cose e bisogna naturalmente fare una selezione, quindi io vi darò qualche spunto per poi, se volete, anche dialogare un pochino insieme. Allora, cosa che mi sono posta è appunto cercare di capire un po' questa parola, no? Cioè, che cosa vuol dire condividere? Ormai ne avrete sentito parlare in molte salse, e però ognuno penso avrà dato una sua particolare torsione e interpretazione. Io vorrei partire proprio dal fatto che antropologi, psicologi, in particolare uno psicologo molto importante che si chiama Michael Tommasello, che è anche un neuroscienziato, e beh, lui in un libro che si chiama Altruisti nati ci dice di fatto che la condivisione è proprio all'origine della condizione umana, cioè che all'origine della condizione umana ci sono pratiche di condivisione, per l'appunto, per esempio del cibo, ma non soltanto, e che questa è una cosa che si vede addirittura nei bambini piccolissimi fino a 2 anni, quindi è proprio un fatto, potremmo dire, con una parola filosofica molto pesante, un fatto ontologico, cioè che appartiene al nostro essere, ed è anche un fatto istintuale, di fatto, no? Quello alla condivisione. Per cui ci viene da chiedere, se questo è vero, no? Le neuroscienze stanno, come dire, facendo tante scoperte che, come poi vedremo fra un po', sono scoperte che la filosofia aveva fatto molto prima, e questo così è un po' l'orgoglio del nostro mestiere, come è il caso dell'empatia, ma su questo vengo fra un po'. Allora, qual è il punto? Il punto è che noi non siamo affatto abituati a pensarla in questo modo. Non siamo abituati perché, per farla, diciamo, per semplificare molto, tutto il pensiero occidentale e moderno parte dall'idea che quello che muove le persone, lo stare insieme, il perseguire, diciamo, i propri scopi e così via, è l'egoismo. C'è una parola che viene molto usata, che è quella di homo economicus. L'homo economicus sta a rappresentare, per tutto un po' il pensiero liberale moderno, la formula fondamentale che appunto fotografa questa situazione
e questa prevalente tendenza all'egoismo, che è strutturale e dalla quale poi si costruiscono legami, si costruiscono regole morali, si costruiscono istituzioni politiche e così via, che sono tutte pensate in qualche modo per rispondere a questa, diciamo, fondamentale umana tendenza egoistica. È una visione, se non sbagliata, assolutamente semplificata. Perché se non sbagliata? Non è sbagliata perché l'egoismo è una cosa, come dire, assolutamente naturale, per l'appunto. Non c'è niente di male nel perseguire i propri interessi, i propri scopi, nel tentare di realizzare i propri desideri e così via. Il problema consiste nel fatto che l'essere umano, soprattutto a partire da un certo momento in poi, è stato identificato con questo, no? E sono state completamente rimosse altre tendenze, altri moventi, altre motivazioni. Uso questa parola che a me è molto molto cara, perché tra l'altro la filosofia, questo a voi forse vi interessa meno, ma insomma vi dico anche questo, cioè la filosofia ha molto sottovalutato il problema delle motivazioni. E invece bisogna tornare a interrogarsi sul perché facciamo certe cose, perché facciamo certe scelte, perché ci orientiamo in un certo modo e così via. E qui naturalmente il tema delle passioni è fondamentale, ma ci arrivo magari un po' piano piano. Allora, non c'è soltanto l'homo economicus, c'è anche la tendenza a relazionarsi, la tendenza appunto a tener conto dell'altro, la tendenza appunto a tutta una serie di anche espressioni emotive che vanno verso la costruzione del legame, come Francesca ricordava prima, e della relazione. E su questo, come dire, non ci piove, no? Cioè, io sono qua 30 anni e più che tento da molti punti di vista, no? Di far passare questo messaggio. Un po' più complicato è il tema della, cioè all'interno di questo presupposto su cui, diciamo, non sono disposta a trattare, mettiamola così, bisogna capire meglio che cosa vuol dire appunto condivisione, no? Perché le parole che stanno a come dire, descrivere quello che ho appena detto sono tante, no? Cooperazione, collaborazione, solidarietà, per arrivare a una parola anche molto più spessa, per l'appunto, e però che sono tutte assolutamente sensate, ma condivisione è qualcosa di diverso, è qualcosa di più, se vogliamo, perché allude all'idea di una spartizione, no? Quando noi condividiamo qualcosa vuol dire che la spartiamo con qualcun altro. Uso questa parola spartire, che in italiano non è un granché, però le parole, per esempio, Francesca prima evocava un filosofo che penso entrambi amiamo, che è Jean-Luc Nancy, usa molto questa parola, in francese è partage, che è sì esattamente il corrispondente di spartizione, però suona meglio, e forse la conosciamo di più nella sua versione inglese, perché è una parola molto di moda, cioè sharing. Noi siamo, come dire, bombardati da questa parola. House sharing, car sharing, cioè ci sono tutta una serie di pratiche diffuse, sempre più diffuse, che sono molto in auge. Ma bisogna stare attenti, perché la condivisione di cui parliamo qui e di cui io stessa voglio parlare non è quella, no? Quelle sono forme, cioè il capitalismo e, diciamo, la ideologia dominante del nostro tempo da qualche piccolo secolo a questa parte è molto furba, perché coglie determinate tendenze e le fagocita, no? Allora, il capitalismo ha capito che questa faccenda della condivisione sta in qualche modo prendendo piede e a suo modo se ne appropria.
Per cui c'è questa grande moda appunto dello sharing. Ma non è di questo che parliamo. Perché non è di questo che parliamo? Qual è, diciamo, la differenza? La differenza sta nel fatto che le pratiche di condivisione a cui ho appena alluso, no? Condividere la macchina, condividere la casa, condividere una serie di cose, eccetera, ha sempre un elemento di tipo utilitaristico. E quindi entra l'interesse, entra il denaro, no? Entra il profitto e così via. La condivisione, nel senso autentico del termine, invece, è uno spazio di assoluta gratuità. Condividere vuol dire, in qualche modo, agire gratuitamente. Che vuol dire gratuitamente? Vuol dire in modo disinteressato, no? Opposto proprio alla categoria dell'interesse. Noi perseguiamo i nostri interessi, ma abbiamo anche delle forti tendenze ad agire in modo disinteressato. È un aspetto che è stato profondamente rimosso, è stato profondamente appunto svalutato. L'anno scorso il festival è stato sul dono, che è, diciamo, uno dei miei cavalli di battaglia, e esattamente all'interno della teoria del dono, no, il punto di partenza è questo. Il punto di partenza è di sostenere che noi siamo capaci di agire gratuitamente. Ma quindi questa è la prima cosa da tenere presente, che poi appunto magari vediamo attraverso qualche esempio. L'altro aspetto che mi porta appunto a definire meglio questa parola è che la condivisione ha sempre una struttura triadica. Ci sono almeno tre componenti implicate nella condivisione, che sono io, l'altro e un oggetto. Noi condividiamo sempre qualcosa, un bene materiale, un bene simbolico, un bene affettivo. E quindi, diciamo, da un lato c'è, questa presenza, questa presenza di un terzo, no? In mezzo a noi, e dall'altro appunto la condivisione vuol dire relazione con l'altro, no? Cioè io non posso condividere se non mi relaziono all'altro, a qualcun altro. Ed è qui che entra in ballo per l'appunto l'empatia, ok? Come sostantivo, Empatia è un'altra parola usatissima, abusata direi, basta aprire la televisione e sentiamo questa parola. Tanto che quando io mi sono messa un po' a riflettere, ho fatto veramente una gran fatica per, diciamo, no, buttare via la zavorra, no, e tentare di capire di che cosa si sta parlando quando si parla di empatia. Allora la definizione basilare di empatia è molto chiara: mettersi nei panni degli altri, mettersi nei panni dell'altro. Poi qui avrete Laura Boella, che dell'empatia, come dire. Ah, ecco, allora ve ne avrà parlato, suppongo, perché è uno dei suoi temi, diciamo. Ma questo è molto importante, perché mettersi nei panni dell'altro è proprio, come dire, è proprio è la dinamica della condivisione, no? È proprio, diciamo, quello che mi permette di condividere, perché se io l'altro non lo vedo, se non lo riconosco, se non lo accetto, diciamo, come parte costitutiva della mia vita, io non condivido, faccio finta di condividere, no? Oppure condivido in modo ostile, in modo negativo. Pensiamo per esempio a un esempio banalissimo, il condominio. Il condominio, anche dalla parola stessa, no? Cioè, è proprio una forma di condivisione. Le noiosissime assemblee di condominio, no? Che si deve fare lì? Si deve in qualche modo gestire un bene comune, un palazzo, no? Di cui ognuno di noi occupa una parte, e quindi c'è una spartizione, un partage di un bene che noi per l'appunto condividiamo. Il problema è che di tutto succede in quelle occasioni,
e non quello che dovrebbe succedere, cioè appunto la preservazione di questo bene, no? Cioè si arriva al litigio e il bene scompare per l'appunto, no? O scompare la preoccupazione per il bene. Insomma, è come dire, il rovescio negativo, il rovescio ostile appunto di quello che chiamiamo condivisione. Certo, parlare di empatia, allora empatia, qui permettetemi appunto di tornare all'orgoglio filosofico, perché l'empatia l'hanno scoperta i neuroscienziati, no? Hanno scoperto i cosiddetti neuroni specchio, quelli che si attivano appunto quando l'altro vive una certa esperienza, una certa emozione e così via. Bellissima scoperta, grandissima scoperta, però vi comunico che la filosofia nel Settecento, attraverso personaggi come David Hume, Adam Smith e così via, forse non così noti, se non per gli addetti ai lavori, avevano scoperto la simpatia, che altro non è che il nome, che non è altro non era che il nome che oggi viene tradotto con empatia. E che cos'è la simpatia? Esattamente, diciamo, quella forma di corrente affettiva che mi permette di partecipare all'esperienza dell'altro, all'emozione dell'altro. Io sento, arrivo a sentire quello che l'altro sente con minore intensità, con maggior distacco, ma sento quello che l'altro sente. E questa è, diciamo, la struttura basilare per poter condividere, per poter in generale vivere insieme, per poter vivere insieme non in modo ostile, non in modo appunto antagonistico. Però appunto la parola empatia è una parola in parte neutra, no? Perché io posso anche empatizzare, come molti dicono e scrivono, in particolare i psicologi contemporanei, posso anche empatizzare con un torturatore, no? Posso empatizzare con il male, per l'appunto. O semplicemente posso empatizzare con l'altro in modo negativo. Io ho fatto qualche anno fa un libro sull'invidia, grande passione attuale, grande passione democratica, per l'appunto, perché richiede proprio una situazione di uguaglianza, e l'invidia altro non è che un'empatia negativa, cioè l'altro diventa importantissimo per me, io lo vedo, ha tutta la mia attenzione, ma lo guardo appunto obliquo, lo guardo male, invidia vuol dire questo, no? Cioè guardare storto, invidere per l'appunto, ok? Quindi quando si dice empatia, ecco, a me non, per me non è sufficiente, no? Ho bisogno di capire appunto quali passioni poi, perché l'invidia ovviamente è una passione, quali passioni si attivano a partire dall'empatia, no? Se si tratta di un'empatia buona, di un'empatia autentica, come qualcuno la definisce, o anche di un'empatia negativa. Allora, se andiamo a declinare appunto le passioni empatiche, sono tante, sono la generosità, sono la gratitudine, naturalmente l'amore, la compassione addirittura è stata quasi identificata con l'empatia, no? È la quintessenza dell'empatia, cioè quando io, come dire, soffro per la sofferenza dell'altro, perché questa è la compassione, no? Sento fortemente la sofferenza dell'altro e partecipo alla sua sofferenza, sono quanto mai empatico, per l'appunto, no? Pensate per esempio anche a come viene sfruttata oggi questa passione, no? Attraverso le immagini televisive e così via, e a quanto è potente, quando si dice, non so se vi ricordate qualche tempo fa, il bambino morto sulla spiaggia, no? In tutta questa enorme faccenda dei migranti e così via. Qualcuno, un giornalista intelligente, non ce ne sono molti, disse: questa immagine ha fatto
fatto per la questione appunto dell'Europa, migranti e così via, ha smosso più di quanti mille vertici, discussioni e così via, e incontri. Ed è vero, insomma, no? Cioè la compassione è un sentimento molto potente, che però poi può avere anche dei risvolti problematici, ma non voglio entrare troppo su questo. Quello che invece voglio dire è che è talmente vasto, diciamo, lo scenario delle passioni empatiche, che non si limitano a quelle che noi consideriamo passioni positive, perché l'amore, la compassione, la gratitudine, la generosità sono evidentemente, almeno in prima istanza, passioni positive, no? È interessante vedere come le passioni empatiche, nel senso che ho appena detto, possono essere anche passioni che noi tendiamo a considerare, insomma, non un granché, diciamo. Per esempio la vergogna. Qui c'è stata Gabriella Turnaturi, ha fatto un libro sulla vergogna. La vergogna che cos'è? Ma perché per me è una passione empatica? Perché la vergogna è un sentimento che io provo perché di fatto temo il giudizio dell'altro, no? Se io mi vergogno di fronte a te perché ho fatto qualcosa, perché non riesco a confessare di aver fatto qualcosa, perché comunque la tengo celata e così via, è perché temo il tuo giudizio, e quindi vuol dire che mi sto mettendo nei tuoi panni. Un'altra passione, diciamo, che è, come dire, un po' ai confini, che può essere molto molto mobilitante sul piano positivo, ma che non siamo tanto abituati a considerare, l'indignazione. L'indignazione che è stata, diciamo, negli anni scorsi, vi ricordate quando dalla Spagna è nato il movimento degli indignados? Allora lì è stato un movimento collettivo, tutto positivo, perché era una giusta e legittima rivendicazione, ma lo diventa ancora di più, e noi ne siamo perfettamente capaci, quando noi ci indigniamo per qualcun altro. Quante volte ci capita di indignarci per qualcun altro, perché viene maltrattata una nostra collega, o perché viene maltrattato un bambino per la strada, o perché viene maltrattato un animale, così via, e così via, e così via, no? Cioè, io mi indigno per qualcuno, e allora è quanto mai empatica. Infatti, diciamo, Aristotele distingueva l'ira dall'indignazione, cioè chiamava l'indignazione un'ira giusta, perché l'ira può essere devastante, l'ira può essere devastante in tutta una serie, quando oggi si parla di odio, di distruzione, di appunto cultura dell'odio e così via, dentro ci sta molto anche l'ira, e ci sta molto anche un'altra passione che io ritengo assolutamente fondamentale, purtroppo, del nostro tempo, che è il risentimento. Oggi c'è una invasione, pervasività del risentimento dal piano privato al piano pubblico e sociale. Partiamo per esempio dalla violenza sulle donne. Cos'altro non è, cos'altro non c'è lì, se non il risentimento, diciamo, di un maschile che ha digerito l'autonomia professionale, sociale, culturale, delle donne, ma non tollera l'autonomia emotiva. Un maschile che non tollera che gli venga detto: non sono più tua, non sono mai stata, ma certo adesso non lo sono più. E c'è, come, cos'è il risentimento? Il risentimento è un'invidia che si incista dentro e ti rode l'anima, no? C'è proprio, ci sono addirittura immagini iconografiche da questo punto di vista. Allora, lì non ci sono dubbi, quella è, come l'invidia, una passione negativa. Ma l'ira può avere varie sfumature, ci può essere un'ira giusta, quando io appunto mi arrabbio anche fortemente per un'ingiustizia, per l'appunto, e ci può essere invece un'ira eccessiva, devastante, distruttiva, spesso futile, no? Pensiamo per esempio, non so, alla violenza negli stadi. No? Quelli sono scoppi d'ira, esplosioni d'ira, che però non hanno nessuna legittimità.
Allora, adesso non voglio andare troppo in là con questo discorso. Mi daresti un po' d'acqua, Francesca? Grazie. Ma è importante, Francesca prima richiamava una passione su cui ho molto lavorato, un'altra passione che da negativa può diventare positiva, la paura per l'appunto. Voglio dire, quanto mai attuale. Basta vedere quanto i nostri politici fanno presa oggi sulla paura, no? Ma questo non c'è bisogno che lo dica io, lo sanno tutti, insomma, no? Sulla paura, sull'insicurezza, sulla perdita dei confini, sulla come dire, erosione della nostra identità, che è forse la paura più forte, no? Noi abbiamo paura di perdere la nostra identità, ma di nuovo non voglio entrare troppo in questo tema. Allora, paura dell'altro, no? Oggi uno dei caratteri distintivi del nostro momento storico è la paura, almeno in Occidente, perché noi di questo parliamo ovviamente, la paura dell'altro, la paura del diverso, cioè di quello che ci assedia, di quello che in qualche modo ci provoca, ci toglie risorse e così via e così via. Io lo dico subito e qui, come dire, mi espongo anche un po'. Io non sono una buonista, non sto teorizzando l'accoglienza universale e così via dell'altro, eccetera. Sto semplicemente mettendo l'accento sul fatto che tutta una serie di nostre emozioni non sono emozioni nostre, ma sono emozioni veicolate dall'ideologia e dalla collettività. E questo è un punto estremamente importante da capire rispetto alle emozioni, perché si tende a pensare che le emozioni siano dei fatti istintivi, appunto qualcosa che è tutto nostro, no? Cioè quello è pauroso, quell'altro è capace di essere grato, quell'altro è invidioso e così via. Non è così. Prima cosa, perché non esistono caratteri unilaterali, e seconda cosa, perché le passioni sono assolutamente inserite nel mondo in cui viviamo, nel contesto in cui viviamo, nell'ideologia che ci è stata trasmessa, eccetera, ed è estremamente difficile recuperare un'autonomia emotiva, estremamente difficile. Questo è uno dei lavori, per esempio, che dovrebbe fare, diciamo, la pedagogia alta, no? Che dovrebbe fare la scuola, oltre alle famiglie, ahimè, lo fanno molto poco, ma insomma, questa, chiudiamola qua. Allora, quando noi parliamo di empatia e di passioni empatiche e così via, appunto di quale soggetto stiamo parlando? Non è il soggetto, appunto, che bada esclusivamente ai propri interessi. La parola homo economicus oggi è particolarmente eloquente, significativa, perché noi siamo tutti economici, Siamo tutti assolutamente, come dire, sottomessi, no? A questo diktat, a questo imperativo. Tutto si fa perché lo vuole l'economia, perché lo vuole il benessere, perché altrimenti andiamo a carte 48 e così via. È, come dire, c'è questa parolina, no? Che hanno inventato gli americani, che si chiama TINA, no? There is no alternative. Non c'è alternativa, no? Dobbiamo soggiacere a tutta una serie di imperativi economici perché non abbiamo alternative. Questa è la grande ideologia, diciamo, del capitalismo neoliberista, che quindi continua fondamentalmente a fare che cosa? A descriverci come appunto dei soggetti economici, che quindi privilegiano l'aspetto utilitaristico, l'aspetto strumentale, l'aspetto interessato. Qualunque cosa noi facciamo, no? È prevalentemente, diciamo, ispirata da questo tipo di ideologia. Cioè non è vero che noi siamo in una fase di fine delle ideologie. Sono finite certe ideologie. È finita l'ideologia comunista, è finita, cioè sono finite le grandi ideologie del Novecento.
ma in, molto più subdolamente, molto più insidiosamente, appunto, si insinua l'ideologia del capitalismo rampante, che se lo chiamiamo turbocapitalismo, che lo chiamiamo neoliberismo, chiamiamolo come vogliamo, noi siamo totalmente schiacciati da questa ideologia, che quindi non ci fa neanche pensare alla possibilità che esistano alternative. In primo luogo che esistano, diciamo, figure alternative a, quella, a quelle di un certo tipo di soggetto. Allora, il problema è ripensare il soggetto. Ripensare il soggetto come, diciamo, qualcuno che può trascendersi anche, che può uscire, diciamo, dagli angusti confini del proprio interesse e può in qualche modo superare se stesso, no? Se vogliamo, uscire da se stesso, ma non perché faccia un atto di altruismo, questo è un altro dei luoghi che, comuni, o dei rischi che da tanti anni cerco di segnalare, di evitare, di smantellare. Non sto contrapponendo all'egoismo l'altruismo. Se volete, con una formula un po' essenziale che ho usato in varie situazioni, l'egoismo è l'essere per sé, l'altruismo è essere per l'altro, quello di cui sto parlando è essere con l'altro, di cui la condivisione evidentemente è una delle espressioni più significative. Allora, qual è il punto? Il punto è che tutto questo trova radici nel nostro stesso essere, perché noi siamo esseri incompiuti, siamo esseri mancanti. C'è tutta una grande filosofia del Novecento, soprattutto tedesco, no? Che ha molto insistito su questo aspetto, no? L'uomo è un essere, l'uomo, l'essere umano è un essere mancante e quindi è sempre, diciamo, teso verso il compimento, ma è un compimento dove l'altro entra in modo assolutamente costitutivo. C'è un'espressione bellissima di una filosofa spagnola, Maria Zambrano, che è stata, diciamo, riscoperta dal movimento, insomma, dalla teoria femminista negli ultimi decenni, che usa un'espressione che è la fame di nascere del tutto, che è stata poi usata anche da un collega, un filosofo contemporaneo. Che cos'è la fame di nascere del tutto? È proprio, come dire, la tendenza dell'essere umano a compiere se stesso, no? Cioè la vita è l'esperienza del compiere se stesso, che poi non si conclude mai naturalmente, ma nella quale ha un ruolo fondamentale appunto l'altro. La fame di nascere del tutto non si soddisfa mai se non attraverso poi, diciamo, il riconoscimento da parte dell'altro e l'incontro per l'appunto con l'altro. Dunque non stiamo parlando di altruismo, non stiamo parlando di buonismo. La fatica che ho fatto con gli amici, diciamo i colleghi accademici, per far capire questa cosa, voi non ve la potete nemmeno immaginare, perché gli accademici spesso sono anche abbastanza limitati, vi rivelo questa verità assolutamente inconfessata. Allora, di che cosa stiamo parlando? Del fatto che, come dire, noi siamo esseri sociali, siamo esseri relazionali, e che quindi, come dire, appunto riconoscere l'altro, no? Quest'altra parola importantissima, no? Per la relazione, è ineludibile. È ineludibile perché ci porta a compimento, per l'appunto, no? Non solo ci porta a compimento, ma esercita un'altra funzione fondamentale alla quale ci ribelliamo con tutte le nostre forze, che è quella di trasformarci, no? A noi non piace il cambiamento, non ci piace, cioè ci piace stare lì dove siamo, che già è tanto faticoso, diciamoci la verità, stare dove stiamo. Io per esempio lo dico con grande convinzione, perché io sono una che resiste parecchio al cambiamento, infatti dico con mio marito, che invece è molto più aperto di me al cambiamento, anche solo il fatto di cambiare casa, cioè qualsiasi cambiamento mi butta per aria, insomma, no?
Eppure l'essere è, dico una banalità, divenire, cioè non c'è essere senza divenire, e divenire vuol dire trasformarsi, e divenire vuol dire aderire a questa corrente, a questo flusso infinito della vita che spesso ci porta, no? Come diceva Oscar Wilde, la vita è ciò che accade mentre noi facciamo progetti, mentre noi facciamo programmi, no? Mi sembra una frase, è sempre sembrata una frase splendida, eh? Noi facciamo sempre programmi e perdiamo quello che sta succedendo nel frattempo, no? Allora, l'altro ha la funzione, e qui entra il suo filosofo preferito, che è Emmanuel Levinas, di cui quasi ho paura a parlare, l'altro è quello che ci provoca, no? L'altro è quello che ci resiste, eh? Se no, come faccio io a... Come avvengono questi cambiamenti? Ma pensiamo anche a fatti banali della nostra vita, no? Noi cambiamo sempre e solo attraverso l'interazione con l'altro. Bella, brutta, ostile, pacifica, non importa, ma è lì che avviene il punto. E allora bisogna in qualche modo non solo accettarlo, ma capirlo fino in fondo. A che punto siamo? Posso andare ancora un po' avanti? Ok. E allora, ci sarebbero tantissime cose da dire, però quello su cui voglio adesso mettere l'attenzione è che cosa condividiamo, no? Fermarci un momento su che cosa condividiamo. Ci sono varie forme, moltissime, per cui io faccio degli esempi così un po' selettivi, diciamo. Beh, la prima cosa da mettere subito in evidenza, insieme e forse addirittura in contemporanea, o forse addirittura prima dell'empatia, è quella parola che non a caso io ho trovato, diciamo, tematizzata in una grandissima filosofa del Novecento, che è Simone Weil, che è l'attenzione. Noi non siamo attenti. E in particolare la nostra epoca postmoderna, frammentata, come dice Bauman, liquida, sfuggente, caotica, imprendibile e così via, ci porta ad una costante distrazione, disattenzione. Cosa vuol dire attenzione? Simone Weil la chiama la forma più alta della generosità, no? Che uno lì per lì rimane un po' spiazzato, che c'entra l'attenzione con la generosità, eppure è il nucleo di qualunque passione empatica. Attenzione vuol dire appunto rendersi conto di quello che accade, dell'altro che agisce, di chi ci sta di fronte, di che cosa ci sta di fronte e così via. E è inutile dirlo, nei nostri tempi è estremamente difficile perché non abbiamo il tempo di stare attenti. Grandissimi filosofi contemporanei hanno tematizzato tutto questo discorso attraverso la parola velocizzazione. Per esempio un filosofo francese che si chiama Paul Virilio, ma anche dei filosofi tedeschi, ma insomma non mi metto a fare citazioni ora. Forse il nostro più acuto problema, che riguarda poi proprio il nostro vivere quotidiano, è esattamente questo: noi non abbiamo tempo. Ma non è che, non voglio dire non abbiamo tempo nel senso, no, non riusciamo a fare certe cose, eccetera. Noi non abbiamo il senso del tempo perché viviamo continuamente proiettati nella cosa successiva, continuamente proiettati nella cosa successiva. Mentalmente in primo luogo, e quindi non abbiamo il tempo di assorbire, di vivere quello che stiamo vivendo, no? Che è qualcosa che fa parte dell'essere umano, che è costitutiva dell'essere umano. Un grande filosofo del Seicento, Blaise Pascal, che vi invito a rileggere perché i pensieri di Pascal sono anche una lettura molto amena, diciamo, amena, si fa per dire, perché come dire, è una descrizione dell'umanità che fa un po' tremare i polsi, però mette proprio l'accento su questo aspetto qua, no? Cioè questo costante proiettarsi oltre, in un oltre, diciamo, in una ulteriorità,
che di fatto poi non ci fa nemmeno godere di quello che appunto sta accadendo, no? Se non nel senso distorto del godimento superficiale. Ora citerò una grande star televisiva che peraltro insomma ho anche avuto il modo, con cui ho avuto il modo di dialogare, che è Massimo Recalcati, che ora diciamo sta facendo un po' troppi libri, ma il suo primo libro, che si chiama L'uomo senza inconscio, uno dei suoi primissimi libri, è davvero vale la pena, perché lui mette l'accento esattamente su questo, no? Cioè quello che lui chiama godimento è, diciamo, l'affiorare della nostra vita tutta in superficie, come se noi avessimo, beh, lo sto naturalmente, meno male che non mi sente, ma ve lo sto, come dire, proprio volgarizzando al massimo, ma il punto è che questo vuol dire che noi abbiamo perso il contatto con la nostra profondità, no? E quindi con le nostre emozioni più profonde. Tutto è presente, tutto è superficie, tutto è spettacolo, no? Tutto è in qualche modo qualcosa che non ha più contenuto. Non ha più contenuto. La società dello spettacolo, di cui parlava il grandissimo Jacques Debord negli anni 60, non è la spettacolarizzazione, cioè diciamo non ha un significato così superficiale, è perdita dei contenuti. Ed è quello che sta succedendo a tutti i livelli dell'esistenza. Tutto viene spettacolarizzato, vuol dire che niente ha più dei contenuti autentici. E questa è una bella questione. Allora, per andare più o meno a concludere, ci sono tanti beni che noi condividiamo. Qui la faccio breve. Per esempio i beni pubblici. Una spiaggia, un teatro, un monumento, la nostra città, ok? Oppure ci sono i beni comuni, l'acqua, il mare, l'aria, i beni comuni, come dire, culturali e così via. Tutto questo è assolutamente, cioè pone dei problemi immensi e non entrerò in queste problematiche. Mi basta usare due parole: i beni pubblici hanno assolutamente bisogno della nostra cura, i beni comuni hanno assolutamente bisogno del nostro senso di giustizia. Ma qui chiudo l'inciso perché il discorso diventerebbe dilagante. C'è però una peculiare appunto qualità di beni che mi riporta al mio tema, che sono stati chiamati beni relazionali. Cosa sono i beni relazionali? Sono per l'appunto le relazioni affettive, l'amicizia, la fiducia, la simpatia, no? Tutte le forme possibili di legame affettivo. E i beni relazionali sono qualcosa di straordinario, perché mentre tutti gli altri beni, anche attraverso la condivisione, si consumano, questo proprio fior fior di economisti, no? Ha messo in evidenza questa cosa, i beni relazionali aumentano col praticarli, eh? Cioè più noi pratichiamo simpatia, amore, fiducia, compassione e così via, più si valorizzano, più si amplificano, più si esaltano, no? Quindi si espandono nel consumo, diciamo, E questa è quindi la forma forse più interessante di condivisione, no? Che è la condivisione appunto affettiva, che è la condivisione simbolica, ed è anche quella allo stesso tempo in cui ci mettiamo in gioco, Perché condivisione significa anche mettersi in gioco, perché l'altro è sempre una sfida, L'altro è sempre una sfida. L'amore può sempre trasformarsi in odio, la simpatia in antipatia, La compassione in indifferenza. Ecco, l'indifferenza è forse, quando io dico disattenzione, distrazione e così via, potremmo riassumere tutto questo nella parola indifferenza. Io credo che sia la patologia di base del nostro tempo. Che cos'è l'indifferenza? È l'incapacità di sentire.
dove noi siamo messi male, perché questa incapacità viene fortemente alimentata, per esempio, dai mass media, che non sono più soltanto la televisione, ma sono i social, ma sono internet, sono tutti, diciamo, questi anche meravigliosi strumenti che abbiamo in mano, ma rispetto ai quali, appunto, ancora una volta siamo impreparati, no? E quindi noi siamo bombardati da informazioni, siamo bombardati, diciamo, da immagini che diventano poi alla fine equivalenti, rispetto alle quali non riusciamo più a distinguere. Allora scatta quello che Freud chiamava, cioè, come dire, notoriamente meccanismo di difesa, no? Noi rimuoviamo, deneghiamo. Io ho fatto molto una riflessione sul diniego, perché il diniego non è la rimozione. La rimozione è, diciamo, quando noi viviamo una situazione così difficile, magari così dolorosa e così via, che non riusciamo a la nostra psiche non riesce a sopportare, e la confiniamo, la seppelliamo nell'inconscio, no? La psicanalisi nasce da questo, nasce, diciamo, dal disagio, che si chiama nevrosi, dovuta al fatto che abbiamo seppellito delle esperienze, dei contenuti nell'inconscio. Oggi siamo in una situazione diversa, certo che agisce sempre il meccanismo della rimozione, ma agisce molto questo meccanismo che Freud chiamava diniego, usando un'altra parola quindi, che è qualcosa di diverso, perché il diniego significa sapere quello che sta succedendo, no? Appunto, noi sappiamo che stanno massacrando decine di migranti, oppure che stanno perpetrando corruzioni di ogni tipo, latrocini di ogni tipo, insomma, tutte le belle cose che ci circondano nella nostra società, ma, come dire, impediamo che tutto questo arrivi alla nostra emotività. Quindi è uno scollamento, è una vera e propria patologia sociale, è uno scollamento tra il nostro conoscere e il nostro sentire. Noi conosciamo, noi sappiamo, noi siamo incredibilmente informati, ma non permettiamo che questo arrivi alla nostra emotività, che per certi versi, cioè Freud ci dice, il diniego è un meccanismo anche salutare per certi aspetti, non però quando diventa patologia sociale. Il problema è che oggi siamo di fronte ad una patologia sociale. E allora, per farla breve, ci sarebbero moltissime altre cose, ma poi magari vengono fuori in altre, se facciamo un po' di chiacchierata. L'ultima cosa che voglio dirvi è che tutto questo poi non è, come dire, condividere. Che cos'è? È una dimensione etica? O è una dimensione puramente emotiva? È tutte queste cose insieme, ma è laddove, diciamo, il piacere del condividere diventa una dimensione etica. Allora, io non credo oggi che sia possibile un'etica come, diciamo, quella che abbiamo avuto per secoli o per fino al Novecento. Non è possibile un'etica fondata esclusivamente sul dovere. Noi dobbiamo sentire l'importanza di una prospettiva etica. Noi dobbiamo sentire, diciamo, anche la gratificazione di una prospettiva etica. E allora io questo cerco di mostrarvelo attraverso due parole fondamentali in contrasto. Per cui noi, diciamo, il nostro egoismo ci porta a inseguire e a conquistare il nostro benessere, ok? Benessere è un'altra parola che trovate scritta anche sugli autobus, no? Perché poi ci sono i centri di benessere, cioè benessere del corpo, benessere spirituale, cioè si vende tantissimo benessere oggi, C'è davvero un mercato del benessere. Ma il benessere, se ci pensate, è un concetto essenzialmente individualistico. È il benessere del mio corpo,
E se volete anche il benessere del mio spirito, no? Il New Age, quando si va a fare i gruppi di meditazione, io ho anche degli amici che vanno a fare queste cose, va benissimo, cioè non voglio demonizzare nulla, però si resta dentro la propria crisalide individuale. Mentre la parola chiave in questo caso, e sembra, come dire, la scoperta dell'acqua calda, è la felicità. Noi abbiamo sacrificato il benessere, sacrificato la felicità al benessere. Qui sto parafrasando Freud, che in realtà dice un'altra cosa. Lui dice: noi abbiamo rinunciato alla felicità per un po' di sicurezza. Io dico: noi abbiamo rinunciato alla felicità per un po', o anche un bel po', di benessere. Allora, questo è il passaggio. Questo è il passaggio. E richiede un cambiamento. Io su questo sono sempre più radicale. Richiede un cambiamento radicale. Noi dobbiamo cambiare. Dobbiamo in qualche modo rivoluzionare il nostro modo di stare al mondo. E qui vi do un suggerimento di un filosofo contemporaneo che si chiama Peter Sloterdijk, che è forse il massimo filosofo contemporaneo tedesco. Tra le sue cose c'è un librone grosso così che si chiama Devi cambiare la tua vita, in cui, con un lessico molto complicato, su cui per carità non mi guardo bene da, però proprio prendiamo questo titolo, no? E cerchiamo, perché lui poi in ultima istanza, molto complicato, ma vuol dire esattamente questo: non c'è più da aspettare, non c'è più da tergiversare, dobbiamo cambiare, dobbiamo rivoluzionare la nostra prospettiva sul mondo, su noi stessi e sugli altri. Non perché questo sia un puro e rigoroso e severo imperativo etico, ma perché in questo modo ci riconquistiamo qualche pezzetto di felicità che abbiamo veramente troppo, come dire, stravolto, distorto e sicuramente in ultima istanza sacrificato. Grazie alla professoressa Pulcini per la sua chiarezza e la sua profondità d'analisi. Allora, come sempre procediamo raccogliendo nelle vostre domande con la preghiera della sintesi. Grazie. Buonasera. Mentre lei parlava mi ha dato diversi spunti di riflessione, per questo la ringrazio. Però mi sono posto una domanda che vorrei ovviamente porre a lei. Mi chiedevo se il perdono potesse essere considerato una passione empatica. Se ho ben capito, lei disse che l'empatia è mettersi nei panni dell'altro. E allora io ho inteso bene, o meglio, presumo di aver capito cosa significa a volte il risentimento che tutti proviamo, ma mi chiedo se perdonare sia allo stesso tempo mettersi nei panni dell'altro o no. Lascio a lei la risposta. Grazie. Buonasera. Mentre ascoltavo la sua relazione, nella mente mi è tornato certe cose andavano a collimare con una relazione che ho ascoltato un 40 giorni fa, fatta dal professor Van Paris, che è un teorico belga del reddito di cittadinanza. Allora, vorrei sgombrare subito il campo a eventuali implicazioni politiche, ma semplicemente andare al nocciolo della questione, che era questo. A un certo punto, soprattutto riallacciandomi alla fine della sua presentazione, dove a un certo punto bisogna cambiare il mondo, lui proponeva sostanzialmente questa ricetta, cioè cambiare il mondo attraverso la possibilità di rendere più libere le persone attraverso il reddito di cittadinanza. E in un certo, non so se questo possa essere un approccio. Ecco, e volevo un attimino chiederle se magari voleva darci il suo parere, questo un po' su questa cosa che allora mi aveva lasciato parecchi dubbi, e però questa sera stranamente c'è stata questa coincidenza di certe situazioni. Grazie. Buonasera, mi chiamo Selene. Ho sentito parlare spesso di egoismo.
E mi chiedo se non sia il caso di cambiare parola per evitare di cadere nel loop dell'io centrato su se stesso come il centro di un cerchio. Se si potesse cominciare a parlare di egotropismo, forse potremmo riuscire a vedere come sicuramente la persona è rivolta a sé con un interesse fondamentale, che di per sé non significa essere rivolto a sé con un interesse esclusivo, no? Ma che è appunto un interesse che, se perseguito, porta alla felicità, perché il fatto di dover perseguire quell'interesse al mio anche benessere, al limite, ma alla mia crescita, è la stessa spinta che mi fa andare alla felicità e quindi mi fa anche pensare a una relazionalità con l'altro come parte integrante di questo mio benessere. Nel momento in cui appunto penso all'io non come il centro di un cerchio, ma magari il fuoco di un'ellisse, insomma, quindi che si può realizzare solo se all'interno di una relazione. Mi chiedo se anche il cambiamento di parole potrebbe aiutare a uscire un po' da alcuni impasse che poi ovviamente sono storici e con una lunga tradizione, difficili magari anche da scomporre. Grazie. Il perdono non è una passione, il perdono è un atto, ed un atto, diciamo, di enorme importanza e di enorme spessore, ed è, io le riferisco la definizione che ne dà Hannah Arendt. Lei dice: il perdono è ciò che rende il male reversibile. Io devo dire, la prima volta che l'ho sentito ho capito, cioè noi siamo abituati da una cultura cattolica che in qualche modo si è un po' appropriata, no, di certe parole come il dono, il perdono e così via. E il perdono, per esempio, della deriva di questa, del degrado di questa cultura, si è appropriato lo strumento massmediale. Quante volte sentite il giornalista idiota di turno: ma lei perdonerà, sai, gli hanno massacrato il figlio, ucciso, ma il perdonerebbe, no? E quell'altro risponderà. Cioè, è una cosa, io la trovo veramente esecrabile, perché è un uso assolutamente sconsiderato di questa parola e di questo tema, che è un grandissimo tema, no? Che noi possiamo appunto laicizzare, se vogliamo. Io non ho nessuna ossessione laicista, anzi, il laicismo eccessivo mi dà anche un po' fastidio, però in questo caso è importante. Di che cosa stiamo parlando, no? Cioè, stiamo parlando del fatto che se io ti perdono, vuol dire che quello che tu hai fatto può essere reversibile, ma reversibile non vuol dire che non è mai accaduto, no? Ma che è possibile in qualche modo recuperare la tendenza al bene e non al male, insomma. Quindi ha una funzione assolutamente fondamentale da questo punto di vista. Quindi è un atto, ed è uno forse degli atti più intensi e più difficili che noi, se lo prendiamo sul serio, che noi possiamo pensare. Il Giancarlo, non mi ricordo chi è che ci, bisogna cambiare, sì, no, Vampareis e così via. Allora, io non ho detto, per l'appunto, che bisogna cambiare il mondo. Certo che bisogna cambiare il mondo. Io sono della generazione del 68, cioè mi ci sono proprio, come dire, nutrita in cose di questo tipo, che bisogna fare la rivoluzione, cambiare il mondo, sfasciare tutto e così via, e poi ricostruire. Io ho detto: bisogna cambiare noi stessi, è ora che cambiamo noi stessi, e anche velocemente, come scrive il nostro Papa nell'enciclica, che, come dire, ha scritto uno dei pochi testi su questo grande tema che mi appassiona ormai da molto tempo, che è il fatto che stiamo andando incontro il piccolissimo fatto che stiamo andando incontro all'autodistruzione. Ma lasciamo adesso un attimo da parte questo aspetto. È chiaro che cambiare noi stessi, se uno lo dice così, dice: eh sì, vabbè, figuriamoci, no? Cioè, ce ne vorrà del tempo, nel frattempo il mondo va a carte 48.
Può anche darsi che sia così, ma davvero, come dire, va un po' rotto l'incantesimo. Va rotto l'incantesimo, cioè non possiamo più pensare, e non a caso quelli che, molti di quelli che in certi momenti volevano cambiare il mondo, non ci sono riusciti perché non hanno cambiato se stessi. Questo è il punto, bisogna ripartire dall'individuo e dalle profondità dell'individuo. Bisogna, come dire, avere un atteggiamento proprio riflessivo, performativo, per usare una parola difficile, rispetto a se stessi. Autocritico, mettetela, scegliete l'aggettivo che più, diciamo, vi restituisce questa immagine, ma credo che questo sia un punto assolutamente fondamentale. Anche la, è anche l'operazione più difficile, però io credo che sia, diciamo, la strada da percorrere per cambiare il mondo. Non mi diffondo adesso troppo sulle risposte, poi se volete possiamo anche tornarci, perché vediamo se continuiamo o no a dialogare. Cambiare le parole, questa è una cosa molto importante. Certo, dobbiamo anche proprio, come dire, osare inventare un nuovo lessico, no? Cioè, il filosofo che vi citavo prima, rispetto al quale sia chiaro, se poi andate, io ho anche una serie di critiche, di riserve, cioè non è che, però è uno di quelli che ha innovato il linguaggio e che quindi usa una serie di parole che non sono neologismi, no? Sono parole che però non siamo abituati ad usare in un certo modo. Lui parla per esempio di un ascetismo acrobatico, che vuol dire che appunto, secondo Sloterdijk, l'essere umano è destinato ad elevarsi, no? Ad elevarsi verso il meglio, ma che questa, diciamo, tendenza è stata totalmente sacrificata appunto a quelle che sono poi le patologie del nostro tempo: il benessere, il consumismo, il tutto è subito, l'enfasi sul presente, eccetera, eccetera. E abbiamo totalmente sacrificato la nostra parte, io direi, anche userei una parola grossa, trascendente, ma non nel senso religioso delle religioni rivelate, qualcosa che trascende l'io, per l'appunto, no? Cioè, noi non respiriamo più perché stiamo chiusi dentro la campana di vetro del nostro egoismo, per l'appunto, no? Allora, la parola che lei propone mi va benissimo se vuol dire quello che lei ha detto, cioè che il perseguimento del mio benessere, ancora meglio della mia felicità, non è attuabile se non, cioè anche, scusate, attraverso la relazione con l'altro, no? Questo è il punto di fondo, insomma. Quindi sì, bisogna anche tentare, non aver paura di come dire, un po' rivoluzionare le parole, no? Perché siamo troppo ancorati ad un certo lessico, no? Che in qualche modo finisce per soffocarci, no? Cioè questa idea della mancanza di respiro, cioè il respiro è, noi abbiamo smesso di respirare, dall'inquinamento all'aspetto, diciamo, più simbolico, diciamo, emotivo, spirituale e così via, abbiamo smesso di respirare, cioè non prendiamo aria, no? Dobbiamo far prendere aria al nostro io, ecco, dobbiamo far prendere aria al nostro io, perché altrimenti soffochiamo. Ed è quello che sta succedendo. Cosa sta succedendo? Il nostro pianeta sta soffocando. E non è una metafora, purtroppo, no? Questo è il punto di fondo, questa è, diciamo, la novità, la grossa novità, no? Che non riusciamo ad affrontare, no? E qui mi fermo un momento su questo enorme tema, insomma. Francesca lo sa, io mi sono buttata nella campagna elettorale quest'anno semplicemente perché mi hanno sollecitato i Verdi, ok? E ho impostato quel poco che ho fatto su questo tema. Non gliene fregava niente a nessuno, scusate, devo dire l'espressione elegante, ma proprio a nessuno.
Non è passato niente di questo tipo, tutta l'enorme problematica ecologica, la catastrofe globale nella quale stiamo vivendo non ha avuto un minimo di spazio sui mass media, sui giornali, sulla televisione, neanche sui social, qualcosa di più lì sì, perché poi ci sono... È veramente sconcertante, cioè è una rimozione universale, è un diniego universale. Tutti lo sappiamo che stiamo andando incontro alla rovina, ma è come se, allora chi dice ma no perché tanto poi la tecnologia ci aiuta, ma tanto poi vabbè siamo impotenti, che cosa possiamo fare noi? Ma tanto, e nel frattempo la cosa va sempre di più avanti, no? Allora, condivisione, questa era una delle ultime cose che prima non ho detto, condivisione non è soltanto condivisione tra umani, è anche condivisione con quella che appunto è la nostra dimora, per l'appunto, no? Cioè, noi non possiamo non condividere con la natura, col paesaggio, con diciamo ciò che appunto ci fa respirare nelle nostre città e così via, con il mondo vivente. Io infatti sono partita da tutta una preoccupazione per l'umanità, ma sempre meno mi preoccupo dell'umanità, perché devo dire mi piace sempre meno l'umanità, proprio mi piace sempre meno, o almeno una grossa parte dell'umanità, e invece mi piace sempre di più il mondo vivente, no? Cioè i nostri mari, le nostre piante, i nostri animali, cioè questo mondo inerme, inerme, che noi stiamo violentando, sfruttando, devastando, senza renderci conto che senza siamo morti. Ma com'è possibile tutto questo? No? Domanda da $1 milione. Questo è uno dei grandissimi interrogativi del nostro tempo. Nella politica, poco l'etica, se ne occupano un po' di più sociologi e stranamente alcuni economisti, pochi, ma insomma qualcuno lo fa. E questa è una grande sfida, questa è una grande sfida. Bisogna estendere la condivisione, far prendere aria al nostro io significa estendere la condivisione al di là persino del mondo umano. Noi dobbiamo, ora come dire, non voglio entrare troppo in cose filosofiche, specialistiche, ma noi dobbiamo uscire, il rispetto è una categoria, diciamo, della nostra storia fino al Novecento, ok? È una categoria kantiana, no? È la categoria principale dell'etica, ok? Dell'etica del dovere, per l'appunto. Allora, a un certo punto nel Novecento esce fuori un filosofo che si chiama Hans Jonas, su cui ho molto lavorato, che ha scritto appunto un libro che si chiama Il principio responsabilità, in cui lui dice il rispetto non basta più. Il rispetto non basta più perché noi dobbiamo prendere, perché il rispetto di fatto presuppone una reciprocità, no? Io ti rispetto e tu mi rispetti, ok? Perfetto, va benissimo, ma va benissimo il rispetto, è semplicemente che bisogna andare anche oltre. Allora Jonas dice, a questo punto noi abbiamo bisogno di un imperativo ancora più forte che ci proietta anche nel futuro e che per certi aspetti può anche essere unilaterale, che è quello di responsabilità. Cioè, io mi assumo la responsabilità dell'altro, del mondo, della natura, di chi mi sta vicino e così via, senza immediatamente chiedere una reciprocità. Ok? Perché questo riguarda in particolare quelli che verranno dopo di noi. Io traduco ulteriormente l'idea di responsabilità nell'idea di cura. Allora, al concetto di rispetto unisco e vado oltre attraverso la parola cura.
che vuol dire anche che io mi curo di qualcosa, non necessariamente perché mi aspetto appunto una risposta reciproca, no? Ma perché quell'azione lì di prendermi, quel prendermi cura è già di per sé, diciamo, una, ha già di per sé una gratificazione nel fatto che io entro in contatto empaticamente con la cosa di cui, o la persona di cui mi prendo cura. Può essere anche unilaterale, no? Jonas fa l'esempio del neonato. Il neonato, se i genitori non lo curano ogni giorno, non gli danno da mangiare, non fanno tutta una serie di azioni e così via, è destinato a morire. Ma il neonato ci restituisce qualcosa, no? Ci restituisce qualcosa sul piano dell'amore, dell'affetto. Quindi c'è una reciprocità, ma non è la reciprocità simmetrica del rispetto. È solo questo il punto, che va benissimo, che io do in qualche modo per scontata, perché mi interessa mettere di più l'accento su questa ulteriore possibilità, che oggi mi sembra assolutamente fondamentale. Non lo era fino alla seconda metà del Novecento, non lo era. Fino a che il mondo non era in pericolo, ci bastava il rispetto, non eravamo capaci, cioè ne siamo sempre stati poco capaci. Quando si va nel territorio dell'etica è sempre difficile, quindi è difficile il rispetto, è difficile il dovere, è difficile la virtù, sono tutte parole della grande etica moderna, no? Però erano quelli i parametri, adesso bisogna aggiungerne altri, quindi questo è il motivo. Non è una cosa, non è una svista, ecco, questo volevo, che poteva anche essere, ma non è per l'appunto in questo caso.